Negozi dell'Eurovision ancora in attesa delle ricadute. Molti sono costretti a chiudere. Ascom Confcommercio Torino chiede intervengano le istituzioni. A Torino inizia l'era di Monsignor Roberto Repole, nuovo arcivescovo. A cedere il pastorale dell'arcidiocesi Monsignor Cesare Nosiglia. 700 posti letto per i senza fissa dimora, firmato il protocollo in prefettura tra istituzioni torinesi e le 16 associazioni attive sulla strada. Primi alloggi di ATC Piemonte Sud, Anziani senza barriere 2020-2022, il progetto cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione regionale di GRP Televisione. Tempi duri per il commercio a Torino. Molti negozianti, infatti, nonostante gli eventi che la città sta per ospitare, sono costretti a chiudere. Un aiuto tangibile al commercio deve arrivare dalle istituzioni, dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e Provincia. Con l'Eurovision e i prossimi eventi di cui Torino diventerà capitale, le aspettative delle loro ricadute anche sugli esercizi commerciali erano e sono alte, ma molti di questi però, ciononostante, non ce la fanno e si trovano costretti a chiudere. Presidente, qual è la situazione? Dunque, intanto noi dobbiamo ringraziare la Regione, il Comune di Torino, la Camera di Commercio, le fondazioni che hanno messo risorse per questo evento. È chiaro che è una settimana in cui Torino sarà non solo al centro dell'Europa, della musica europea, ma sicuramente in modo internazionale. Quindi questo è un grande valore di promozione per Torino e per il Piemonte. È chiaro che quando ci sono le cose belle si vedono anche le cose brutte e quindi le ferite delle vetrine, dei negozi chiusi, mai come adesso, sono evidenti. È un lavoro che dobbiamo fare attraverso i DUC insieme alla Regione, insieme alle amministrazioni comunali, perché sentiamo molti cittadini e imprenditori che dicono non possono morire i negozi, non può finire quella catena che, come si vede, sono la luce, sono la vivacità del territorio, sono la sicurezza del territorio, oltre a una grande fetta di economia. Ogni negozio che si chiude sono posti di lavoro che vengono a mancare. Quindi credo che sia un tema sul quale le istituzioni sono impegnate, perché un aiuto al commercio, ma un aiuto tangibile e forte, deve assolutamente partire. La politica è distratta, le istituzioni no, ma la politica è distratta su questo tema. Secondo lei, quali strategie e quali sinergie si possono mettere in campo per scongiurare che ci sia un peggioramento? Le istituzioni devono intervenire fortemente. Restiamo in tema, siamo temporaneamente chiusi dal 2 maggio a tempo indeterminato. Questo è l'avviso affisso fuori da un bistrò del centro di Torino. Il titolare del locale è stato costretto a chiudere perché non riesce ad assumere personale di cucina. Non sarebbe colpa della pandemia e nemmeno del conseguente lockdown. Semplicemente il titolare del bistrò che vedete alle mie spalle sarebbe stato costretto a chiudere per mancanza di personale, non riuscirebbe ad assumere. Nella bacheca esterna, vedete, c'è un avviso, un appello rivolto proprio a questo fatto. Ci troviamo nel quadrilatero a Torino, una zona ricca di bar, ristoranti e anche bistrò, tutti locali che, nonostante le difficoltà, nonostante i periodi duri che abbiano passato, che abbiano vissuto, che stiano ancora vivendo, tutte realtà che cercano comunque di guardare avanti. Nell'avviso dove si annuncia la chiusura c'è però anche l'invito per chiunque volesse entrare a far parte dello staff di questo bistrò, l'invito a inviare al più presto la propria candidatura con curriculum e foto. Il locale è stato aperto neanche 6 mesi fa e a distanza di così poco tempo sembra strano, ma non si trovano persone interessate a lavorare. Fuori dal locale è allestita la base del Deor, pronto ad accogliere tavolini e sedie, forse un segnale di chi, nonostante tutte le difficoltà, ha deciso però di non mollare.
Con la cerimonia di ordinazione nel Duomo di Torino, ecco che è ufficiale l'ingresso del nuovo arcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole. Il passaggio di testimone da Monsignor Cesare Nosiglia segna l'inizio dei lavori per il neo arcivescovo. Testimoni del passaggio, 33 vescovi consacranti, 200 presbiteri e 60 diaconi con 35 addetti al servizio liturgico, oltre a circa 700 fedeli. Per la comunità torinese inizia così un nuovo percorso insieme alla loro guida. La Polizia Locale del Comune di Torino ha attivato un nuovo servizio sperimentale e complementare a quello tradizionale per il ritiro delle notifiche da loro inviate. Oltre al classico ritiro negli uffici postali del territorio, ora il cittadino potrà accedere al sito www.ufficiopostale.it della società Mail Express Poste Private e scaricare digitalmente e comodamente da casa. Da poche ore è attivo il servizio sperimentale della Polizia Locale di Torino di ritiro giacenza degli atti in modalità digitale, gestito mediante moderni software e finalizzato a favorire il ritiro dell'atto da casa con risparmio di tempo da parte dei destinatari delle notificazioni. La fase sperimentale durerà fino al 6 novembre, ma pronti a prolungarlo in caso di riscontri positivi. Al cittadino, destinatario di un avviso di notifica di un verbale a lui interessato che non sarà trovato in casa dal postino, verrà recapitato una lettera con la quale, oltre alle modalità classiche di ritiro dell'atto presso gli uffici postali presenti sul territorio, sarà segnalata la possibilità di ricevere il documento attraverso un collegamento internet, senza doversi quindi recare presso l'ufficio postale. Sarà infatti sufficiente andare sul sito internet della società Mail Express Poste Private www.ufficiopostale.it, incaricata dal Comune di Torino, Polizia Locale, del servizio di notificazione degli atti giudiziari relativi ai verbali per le violazioni al codice della strada e cliccare alla voce ritiro giacenza digitale e in pochi passaggi, seguendo le indicazioni ricevute, si potrà scaricare la notifica in formato PDF direttamente da casa. Nel 2021 la spesa media delle famiglie torinesi è cresciuta del 3,9%. Questo emerge dalla tradizionale indagine annuale della Camera di Commercio di Torino. I valori sono ancora distanti rispetto al periodo prepandemico. Aumentano soprattutto le spese non alimentari, ma non per tutte le famiglie. Presidente, com'è andata la spesa media delle famiglie nel 2021? La Camera di Commercio ha svolto un lavoro. Sì, abbiamo svolto un lavoro che facciamo da 25 anni sull'indagine della spesa delle famiglie. Nel corso del 2021 la spesa delle famiglie è aumentata quasi del 4%, sono aumentato anche grazie al fatto che si sta uscendo dalla pandemia le spese che non sono cosiddette non alimentari, quindi beni, le spese voluttuarie, i viaggi, le spese per la casa, ma anche un po' l'abbigliamento, le calzature, quindi i settori che avevano sofferto di più. Si consolidano le metodiche, cioè i metodi di comprare che usano le famiglie, quindi la pandemia ha spinto l'uso del commercio online, del consumo da asporto per esempio, che queste sono anche trend che si stanno consolidando, quindi vuol dire che le abitudini si sono cambiate in modo strutturale. Questo è un fatto che ci portiamo dietro dalla pandemia, che ci ha obbligato a cambiare il nostro modo di consumare. C'è un fenomeno importante che voglio sottolineare, quello dell'inflazione che sta arrivando su tutti i prezzi. Le famiglie si stanno rendendo conto del peso delle utenze, dei costi dell'energia, ma questi costi dell'energia si stanno trasferendo anche sugli altri beni. Quindi questa inflazione influenzerà i dati della prossima indagine, non tanto questa, ma vediamo già i primi segni di un'inflazione che sta crescendo, nel primo trimestre siamo vicino al 6%, quindi sappiamo che c'è un fenomeno di inflazione che porterà alle famiglie a avere meno disponibilità di denaro a parità di beni. Quindi questo è un grosso problema che misureremo nelle prossime diciamo, indagini. Un altro fenomeno è quello della sensazione, della capacità di risparmiare delle imprese. Purtroppo scende dal 28 al 25%. Ma questo dato era nel 2016 e nel 2018 ben il 40%, quindi è diminuita in modo molto importante la capacità delle famiglie di risparmiare, e questo è un altro segno negativo del reddito disponibile da parte delle famiglie. La pandemia si sente ancora?
La pandemia si sente ancora, credo che siamo verso un percorso di uscita, infatti i beni voluttuari, di pranzi fuori casa o viaggi stanno aumentando, e quindi c'è un effetto, non è più protagonista, diciamo, purtroppo adesso protagonista sono l'aumento dei prezzi. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo dei senza fissa dimora che a Torino sono circa 1500. In prefettura è stato infatti firmato un protocollo che è il coronamento di un percorso che vede il coinvolgimento di tutte le istituzioni e di 16 associazioni attive nel lavoro sulla strada. Sentiamo. La questione dei senza fissa dimora viene affrontata per la prima volta dal loro punto di vista, dal punto di vista delle loro problematiche, non dei problemi che loro creano ad altri. C'è infatti un tema di povertà, ma in molti casi anche un tema sociosanitario legato a problemi psichici o di dipendenze che devono essere affrontati se si vuole aggredire il problema. Finora ci si occupava soltanto del ricovero notturno, in questo caso invece è garantita un'assistenza a 360 gradi con un accompagnamento che coinvolge tutte le istituzioni e con un approccio completamente nuovo. Lo ha dichiarato il sindaco di Torino Stefano Lorusso in occasione della firma in prefettura del piano integrato di sostegno alle persone senza fissa dimora, protocollo siglato tra tutte le istituzioni, ASL Città di Torino, circoscrizioni, prefettura, arcidiocesi e la Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora. Torino dunque mette in campo un approccio nuovo sui senza fissa dimora, per i quali verranno messi a disposizione 700 posti letto in appartamenti condivisi con un investimento di 12 milioni solo da parte del Comune. Signor Sindaco, un protocollo importantissimo anche per quanto riguarda l'approccio, il modo in cui è stato raggiunto. L'approccio è innovativo perché mette al centro i problemi delle persone senza fissa dimora e non i problemi che generano, che possono generare queste persone agli altri. Un approccio che punta a un'integrazione di attenzioni della pubblica amministrazione anche dal punto di vista sanitario. Questo rappresenta davvero un punto di svolta per il futuro, il rapporto positivo che c'è tra il Comune di Torino e i servizi sociali e i servizi sanitari della Regione Piemonte. Nell'ottica della concordia istituzionale mi sembra davvero un bel punto di partenza. Ma l'intervento è molto più ampio. Il protocollo, ha aggiunto l'assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, compie una scelta rivoluzionaria, passando da un approccio assistenzialistico a uno che punta all'inclusione. La Regione, oltre ai servizi sanitari, mette a disposizione 200.000 euro per il sociale. Assessore, un protocollo davvero molto importante anche per quanto riguarda il terzo settore. È così, perché conferma la nostra volontà politica di valorizzare il volontariato, valorizzare l'associazionismo che già si impegna a difesa degli ultimi e metterli in condizione di svolgere quell'azione di accompagnamento dei senza fissa dimora che è necessaria per metterli in contatto con i servizi di inclusione e quindi aiutarli nel fare l'iscrizione all'anagrafe come residenza fittizia, accedere all'iscrizione al medico della mutua, di medicina generale, accedere all'accompagnamento nell'housing first, quindi inclusione con l'inserimento negli appartamenti. Insomma, noi vogliamo levare le persone più fragili, gli ultimi, dalle strade, non per solo collocarli in un'altra strada, ma per ridargli autonomia, riportarli all'interno della società. Un impegno anche importante dal punto di vista economico. Sì, noi abbiamo aggiunto 200.000 euro solo su Torino proprio per il terzo settore, ovviamente a bando alle associazioni attive, ma ricordiamo che sull'housing first a livello regionale già riservavamo nel piano regionale povertà 5 milioni di euro ogni anno. I punti di interesse culturale, storico, paesaggistico con gli agriturismi di Terra Nostra Torino appositamente geolocalizzati in una mappa. E questo il progetto Camminando di Coldiretti Torino. Ecco l'intervista a Jacopo Barone, presidente di Terra Nostra Torino. Camminando è il progetto nato da un'idea di Coldiretti Torino con il sostegno della Camera di Commercio per promuovere il territorio attraverso nuovi modelli di turismo rurale e di prossimità. È stata così realizzata una mappa tramite Google Maps suddivisa in 5 macro aree: Valle di Susa, Valle di Lanzo, Canavese, Torinese e Pinerolese. La mappa è stata posta su alcuni totem con un QR code che il turista può inquadrare ed accedere alla descrizione del luogo, delle informazioni degli agriturismi posti nelle vicinanze e i servizi che offrono. I totem sono posizionati alla palazzina di caccia di Stupinigi, al ponte del Diavolo di Lanzo, nella stazione ferroviaria di Pinerolo e nell'ufficio del turismo di Susa. Il progetto Camminando è arrivato a conclusione, è ormai attuale. Ed è un progetto per la valorizzazione e per far sì che tutti i nostri agriturismi della provincia vengano
trovati più semplicemente vicino a tutti i luoghi di interesse culturale principalmente della nostra provincia. Attraverso questo progetto, scansionando semplicemente un QR code, si troveranno appunto tutti gli agriturismi nei pressi dei luoghi di interesse della nostra provincia. Presentati i primi 3 alloggi previsti dal progetto ATC Piemonte Sud Anziani Senza Barriere 2020-2022, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Diciamo, i bagni sono attrezzati per difficoltà motorie e i passaggi sono dimensionati tutti in maniera tale che possano essere attraversati agevolmente con carrozzella, eccetera, come le porte sono attrezzate in sicurezza per poter essere aperte agevolmente e così via. Sono queste le principali dotazioni dei 3 alloggi ricavati al posto di alcuni locali commerciali nello stabile di proprietà dell'ATC in via Cesare Battisti. Un progetto nato per abbattere barriere architettoniche e che è arrivato in porto grazie alla collaborazione di molti enti pubblici e privati, tra cui ha aderito anche la Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria. Un modo di vita, anche una compagnia che tante volte è importante, quanto e forse più ancora della. Non è solo un dare delle mura, delle abitazioni a chi ne ha bisogno. Qui si crea proprio una socialità, si crea un modo di vivere e questo è molto molto importante, soprattutto per le persone meno fortunate, che hanno bisogno non solo della materialità ma anche della socialità. Qui ci sono spazi comuni, ci sono proprio strutture fatte per essere vissute da più persone e questo è molto molto importante. Alla fine anche l'edilizia pubblica va incontro ai problemi delle persone, guarda e studia quali sono, possono essere, va nel dettaglio. Certo, certo, l'edilizia pubblica, ripeto, non è solo dare la casa, l'edilizia pubblica pensa anche a dare un modo di vita e questo è molto molto bello. Devo dire che in questa occasione veramente l'edilizia pubblica, la TC in particolare, si è dimostrata veramente efficace e soprattutto lungimirante. Io di solito sono chiamato sempre quando ci sono delle criticità, perché gestire più di 10.000 alloggi è sicuramente un problema, ma quando riusciamo a inaugurare qualcosa di così bello, di così utile, è tutto emozionante, ci fa avere più voglia e più, ancora più stimoli per fare ancora meglio. Quanti alloggi vengono inaugurati oggi e quali sono stati gli stanziamenti? Allora, gli alloggi che inauguriamo oggi sono 3. E su un complessivo di 5. Abbiamo ridefinito 3 negozi che sono diventati appunto 5 alloggi. Gli stanziamenti sono 305.000 euro diciamo come tranche per quanto riguarda l'ATC e la rimanenza, che adesso non vorrei dire una cifra sbagliata, sono 3 tranche di circa 25-30.000 euro l'una da parte della fondazione. Il Comune di Alessandria si è resa promotrice del progetto e poi ha partecipato alla modifica delle condizioni urbanistiche, perché si è passato da uso commerciale ad uso residenziale, però la segnalazione era partita dal Comune che ci segnalava questo tipo di esigenza. I limiti delle infrastrutture cuneesi sono una pesante realtà con cui le istituzioni si confrontano quotidianamente e penalizzano il noto vigore dell'economia provinciale. In questo scenario si inserisce in controtendenza l'aeroporto di Levaldigi che, grazie alla collaborazione con Ryanair, punta sul turismo e promuove nuovi voli e la nuova rotta per Roma, abbattendo le distanze. In una provincia di Cuneo martoriata dal punto di vista infrastrutturale, con grosse criticità di collegamenti, Ryanair forse è uno spiraglio di crescita per quanto riguarda il turismo, i collegamenti, le connessioni anche per la provincia di Cuneo. Sì, oggi consolidiamo questo rapporto che abbiamo sia con Ryanair, ma principalmente diventa un momento fondamentale anche di consideramento dell'importanza dell'aeroporto, che è una delle poche, se non l'unica, infrastruttura che noi oggi abbiamo sul nostro territorio. Una provincia che, oltre che essere da un punto di vista economico vocata all'export, ha anche questa grande vocazione per il turismo. Un turismo che vede, dopo la pandemia, ci vede scalare le classifiche nazionali, perché abbiamo a disposizione oltre 109.000 ettari di outdoor, che è il nuovo tipo, la nuova frontiera, il nuovo tipo di turismo. Quindi
un vettore come Ryanair che possa portare ulteriormente altre persone, altri passeggeri, altri turisti nelle nostre aree, credo che sia fondamentale. Quindi un grazie va a chi mantiene l'aeroporto, alla famiglia Merlo, alla Camera di Commercio che è anche partecipe da un punto di vista di azionariato, però deve essere considerata sempre di più un valore e un bene di tutta la nostra comunità. Ryanair dopo 14 anni a Cuneo continua a crescere sempre su questo territorio e su questa provincia. È un numero che sicuramente è interessante, 14 anni di operazione rappresenta un lungo periodo, in aviazione rappresenta quasi un'era. Questo significa che ci si crede nel territorio, significa un'ottima relazione con gli stakeholder locali, significa aver lanciato da poco un nuovo volo per Roma, che era un volo che il territorio ha voluto fortemente, un volo strategico che permette al territorio di essere collegato in maniera diretta point to point, con tariffe bassissime che solo Ryanair è in grado di offrire, vicino al network che già avevamo in piedi, cioè il Bari, il Cagliari e il Palermo. Rappresentano ad oggi il network di Ryanair su Cuneo, con la prospettiva di trasportare 185.000 passeggeri entro l'anno fiscale 2023. Un'opportunità per l'aeroporto di Cuneo di continua crescita e di superamento dell'isolamento di cui è un po' vittima in questi ultimi anni dal punto di vista infrastrutturale, ma si punta sul turismo. Sì, hai detto bene, le infrastrutture sono povere nella provincia di Cuneo. L'unica struttura che è ancora in crescita è l'aeroporto e cerchiamo di dare continuità a questo aeroporto. Chi lo sfrutta sono tutte le industrie che sono collegate e sono sicuramente quelle aperture al turismo, sia montano sia agroalimentare, che sono la fonte principale di reddito della nostra provincia. Ryanair è una delle, è la società di trasporto aereo più importante d'Italia, ed è quella che è più aperta all'innovazione. 14 anni di collaborazione con la Ryanair è qualcosa di importante, hanno proposto delle rotte nuove e noi speriamo che se queste rotte funzionano potremo aprirne delle nuove durante l'anno. Infine la cultura, presentata MRT Play, è un'app per smartphone che permette di visitare i musei reali di Torino in un modo più interattivo. L'obiettivo è attirare i giovani per permettergli di conoscere le collezioni custodite nella Galleria Sabauda, interagendo anche con i dipinti. È nata Musei Reali Torino Play, un'app per visitare i musei in una modalità che prima non c'era. Esatto, proprio questo. Nell'ambito del nostro piano di trasformazione digitale abbiamo sviluppato quest'app che ha l'obiettivo di fornire contenuti comunque di un certo spessore con una modalità più ludica e interattiva, soprattutto con l'obiettivo di attirare i giovani e i ragazzi, anche le famiglie, i giovani e i ragazzi che vengono difficilmente in museo, e quindi questo ha l'obiettivo proprio di invogliarli a conoscere di più le collezioni. Ma come funziona? La si può scaricare sul proprio telefono cellulare, sul proprio smartphone? Certo, abbiamo fatto questa scelta di sviluppare un'app che fosse fruibile dal proprio smartphone, e quindi, come si sarà reso conto, non è un videogioco che si fruisce da casa, ma bisogna venire qui, quindi scarichiamo l'app lungo il percorso, ci sono i QR code per poterla scaricare, si trova sugli store comuni, è molto veloce perché è anche molto leggera, e dopo una prima fase di asset in cui si inserisce il proprio nome e si fa una scelta di una figura che sarà il nostro avatar lungo il percorso, si possono fare diversi giochi, sempre diversi a seconda della figura che si sceglie, con diversi gradi di difficoltà, proprio per essere fruibile da più target di pubblico, dai più piccoli a quelli già un pochino più adulti. È una guida multimediale? È uno strumento per imparare delle cose approfondite sulla nostra collezione che riguarda la Galleria Sabauda in un modo un po' più divertente, interattivo, ludico e semplice. Sì, certo, potrebbe essere considerata una guida. Quindi non è uno strumento per visitare il museo da remoto, ma uno strumento per visitare il museo stando nel museo. Esatto, questa è stata una scelta, quella di fare uno strumento che obbligasse le persone a venire qui in presenza, quindi davanti ai quadri si gioca e si impara qualcosa di più in un modo un po' più divertente. È già attiva?
Certo, è già attiva, si può scaricare dagli store, da oggi si può giocare e quindi invitiamo tutti a venire in museo a provarla. Si conclude questa parte del TG, ora il meteo, dopo ospite del direttore Danilo Poggio, Maria Vittoria Oddero, presidente dell'associazione di volontariato O Cura di Alba, per parlare di cure palliative. A seguire torna la rubrica Il Gastronomo con una nuova puntata. Restate con noi.